Stamattina sono stata letteralmente svegliata da un messaggio che ho ricevuto in una chat che ho in comune con alcuni miei amici, chat dedicata a Fire Emblem, che è stata tempestata di foto che mi hanno lasciata molto perplessa. Ho dunque subito intuito che avrei dovuto realizzare un video reactions sul nuovissimo banner di Heroes che è stato anticipato, penso, proprio stamattina. E beh, non vedo l'ora di sapere anche la vostra. Io vi posso già anticipare che quel che ho visto, quel poco che ho visto, mi ha lasciata molto di stucco. Detto questo, buongiorno, buon pomeriggio e buonasera a tutti i miei carissimi compagni di quarantena. Io sono Jul, oggi siamo tornati su Fire Emblem Heroes per un nuovo commento banner. Come ho già detto, ho visto in particolare un paio di immagini, ma non le ho ingrandite, non le ho viste nel dettaglio, i set non li so, non conosco tutto il banner, per cui sarà una reaction al 75% in blind. E niente, andiamo a vedere che cosa ci hanno proposto quest'anno per il classico banner di Pasqua. Sono molto affezionata a questo banner perché è stato il mio primissimo Limited 3 anni fa. Io ho iniziato proprio con il banner di Pasqua, con il Limited. Wow! Ho visto già la cosa storta che avevo già intravisto. Abbiamo Springtime of Liar come primo personaggio di questo banner ed è una est. Veramente, veramente, veramente bella, ragazzi. Adoro questo stile di disegno. Adoro questi colori. Io sono un amante del rosa. Il rosa abbinato al menta, poi abbonamento allucinante. Ho detto abbonamento? Bella, grande Giulia. Abbinamento allucinante. Adoro le scarpine e questo vestito mi fa un sacco Magical Girl. Veramente, veramente, veramente bello. Approvo. E abbiamo un tomo blu volante. Beh, tradizione che abbiamo già visto nei banner di Pasqua, in quanto mi ricordo chiaramente del primissimo, dove uscì il primo tomo volante, che era la mia carissima Camilla Coniglietta. L'avrò giocata per 6-7 mesi quella Camilla. Sicuramente uno dei personaggi che ho amato di più di Heroes. Comunque, andiamo a vedere cosa combina Est. Carino lo sprite, abbiamo Eagle Egg, attacco più 3, se l'unità è entro due spazi da un alleato, fornisce attacco, velocità, difesa, resistenza più 5 all'unità e neutralizza le penalità. Sì, un uovo carino, molto carino, non so quanto effettivamente efficace nel meta, in quanto il meta non lo seguo più di fatto, però è un uovo carino, poi Mumbo lo conosciamo, Furia 4 lo conosciamo, Chill Attack Rest 2. All'inizio del turno, attacco resistenza meno 5 al nemico del team avversario con la somma di attacco e resistenza totale più alta per tutta l'azione successiva. Non lo so, si giocano ancora le chill? Perché sono abilità abbastanza vecchie, non con il 2. Io ero ferma alla versione classica, diciamo, non alla versione 2. Però non sembra fatto male. Poi abbiamo un Flyers, vabbè, staple nei team volanti. Vediamo l'animazione. C'è un mega fe in sfondo, wow, molto carina est. Poi passiamo a Student of Spring. Questa è Fir, cute, carina Fir. Allora, molto bello anche questo disegno. Siamo partiti forte, ragazzi, con i disegni, molto molto bene. Ve lo dico perché, piccolo spoiler, non ho per niente apprezzato i disegni dell'ultimo banner uscito di Three Houses. Quel Ferdinand era veramente strano. E poi c'erano altri. L'unica che ho accettato come disegno era Lysithea, per quanto lo stile fosse un po' troppo kawaii. Vabbè, non parliamo di Three Houses, continuiamo a parlare di questo banner. Al contrario di quell'altro, questo banner invece è partito molto bene, come dicevo, molto carina questa Fir. Beh, Fir di base ha una mamma che come corredo genetico in fatto di bellezza ne sa che ne sa, mettiamola così. È bellissima la spada a carota con i conigli sull'Elsa. E anche qui ho molte Magical Girl vibes. Molto molto bello questo tema, molto carini i costumi, decisamente migliorati rispetto al banner dell'anno scorso. E in generale bello anche il disegno, bello animato, bello bello bello. E noto ora, mi fa piacere aver appena detto che l'arma di Fear sembrava una spada, perché ovviamente Fear ha un'ascia, perfetto. Quindi quella sarebbe un'ascia, ok. Ascia volante, ascia volante, ascia volante. Andiamo a vedere cosa fa. Beh, a parte non avere un'ascia, infatti quello è un bam bam baton. Beh, a me sembra una spada, o al massimo una lancia, però. Allora, special cooldown trigger accelerato di 1. Super efficace contro le armature. Neutralizza gli effetti che garantiscono l'attacco doppio del nemico, o meglio, gli attacchi doppi del nemico, e gli effetti che prevengono il follow-up della nostra unità. Sembrerebbe carina.
Questa sembrerebbe carina. C'è anche il plus che è super efficace contro le armature. E le armature comunque mi pare che girino molto nell'ambiente delle Aether Raids. Ho recentemente recuperato qualche video su questa modalità che per me era completamente sconosciuta. E ho notato che comunque di armature se ne trovano, che se ne trovano anche solo per il punteggio, no? Per cui può essere interessante. Poi ovviamente le informazioni più tecniche me le darete voi nei commenti, ragazzi. So già di poter contare su di voi. Harsh Command Plus, vecchia come il cucco. Attack Speed solo 3, abbastanza vecchiotta. E poi abbiamo Air Orders. Allora, kit tranquillo. L'arma è l'unica novità. Un'arma abbastanza interessante. Qua dipende dalle statistiche. Vedremo se può superare bestie del meta come Shoshi. Mamma mia, Shoshi è ancora top tier ed è uscita tipo... lei è una delle unità di debutto di Heroes ed è ancora là, è ancora là. Vedremo se Fear le andrà dietro. Belli, belli, belli disegni. E qua, ragazzi, Vernal General. Qui arriva l'immagine che mi avevano passato. Oh mio Dio. Cioè... allora... molto, molto, molto bello questo look. Io apprezzo. Questo è un look bold, eh. Yamada Kotaro... bold, bold move, perché questo è un tipo di outfit che sicuramente offenderà qualcuno, ragazzi, non ci prendiamo in giro, qualcuno rimarrà offeso. È incredibile, ha i tacchi, il mantello viola, top, questa è un'unità che mi fa fare un commento banner, questa sarà sicuramente l'unità più discussa dell'intero banner. Con i ragazzi solitamente nei banner di Pasqua si spingevano un pochino più in là. Mi ricordo dei pantaloni attillati di Alphonse o della tenuta del primissimo Xander. Ma qua veramente abbiamo spanato qualsiasi tipo di decoro. Bello, bello, bello. Approvo lo scollo a cuore anche. Non ce la posso fare. Allora, innanzitutto Yamada Kotaro, io non ti seguo da un po'. Non seguendo Heroes da un po', ma ti trovo veramente migliorato, perché questo disegno rispetto al primo Narcian è di tutt'altro spessore, veramente bello. Poi, l'arma mega forchetta è l'arma più bella che io abbia mai visto in un banner coniglietti, bellissima, con anche la carota infilzata, bellissima. Poi, Narcian che ci fa Got It Memorized all'Axel di Kingdom Hearts, ci sta tantissimo, bella anche la posa. Il tacco spacca, il gilettino è stupendo, le maniche a sbuffo sono stupende, il mantellino è bellissimo. Finalmente abbiamo un pattern di colori, tra l'altro, che si distanzia dal bianco. Abbiamo un pattern tutto scuro, adatto anche a un nemico. Qui siamo sempre nell'ambiente Magical Girl, questo è il villain, è il nemico delle Magical Girl. Lancia volante, vi prego non fatelo scarso, perché purtroppo c'è anche questa tendenza a fare i maschi scarsi nei banner coniglietti, per favore no. Narcian, ho fiducia in te, e andiamo a vedere cosa combini. No, è bellissimo, basta. Allora, io già, guardate, non ho neanche letto, già vedo che gli hanno fatto il kit scarso. Ma dai, però, ma sempre al maschio fate il kit scarso, vabbè. Guild Folk Plus, c'è il plus, quindi è un'arma non speciale, quindi si può ereditare. Vengeance, vecchia come il cucco mai giocata. Chill Speed, boh, si giocano ancora le chill. E Lance XP, abilità pressoché inutile. Kit schifoso, non ho altro da dire. Siete dei maledetti, dovevate rendere onore a questo meraviglioso Narcian. Io spero che ci sia comunque qualcuno che lo farà più 10 solo per il look. Oddio, Narcian. Breathtaking. Amo. E ora veniamo alla Dragon King Duo. Sicuramente l'unità più forte di questo banner, ve lo dico già. Sono carine. Allora, il disegno è quello che mi piace meno di quelli che abbiamo visto su questo banner, proprio per una questione tecnica. Più che altro perché i Dun, ragazzi, mi dispiace, ma non è così. Cioè, i Dun è un personaggio molto più cupo, con un viso molto più allungato. Anche la versione base di Dune a me non piace. Non credo che sia stato rispettato, diciamo, che sia stata rispettata l'identità del personaggio. Mi rendo conto che non è che tutti i disegnatori giocano Fire Emblem o sono appassionati, per loro è un lavoro, ma questa non è i Dune, questa è la figlia giapponesina uscita da Sailor Moon di Dune, non è i Dune. Fae invece al contrario ci sta perfettamente in questo stile, molto carina. Me la ricordavo un po' più chubby Fae, qui è molto magrina, però ci può stare, nel senso, non magra anoressica, ma lei me la ricordavo un pochino più, diciamo, bimbetta paccioccosa, però ci sta.
I colori sono assolutamente quelli che mi convincono di meno. Ma cos'è la palette di Dune? Sto rosa con sto violetto, brutti colori. Fae, l'arancione con il fucsia dei capelli, ci poteva anche stare, ma magari con una gradazione più accesa. Però il vestito è molto carino, anche qua Magical Girls a manetta. È bellissimo l'uovo di Dune. L'uovo di Dune è spettacolare. Comunque, abbiamo i Dune più Fae ed è un drago armatura rosso. Sicuramente spaccheranno i dretani, per cui andiamo a vedere il kit. Che carine. Amo i Dune tutta seria, ferma e Fae dietro. Ehi, con la gambina sollevata. Allora abbiamo un kit sicuramente più forte di quello di Narsian, basta darci un'occhiata. Abbiamo Zephyr's Breath, Might 16, super efficace sulle armature, fornisce resistenza più 3. Se un bonus fornito da un'abilità come Relion è attivo sull'unità e se l'unità è entro due spazi da un alleato, neutralizza le penalità dell'unità e infligge attacco meno 6 al nemico durante il combattimento. E il nemico non può contrattaccare. Se il nemico attacca a range 2, c'è il solito calcolo dei soffi dei draghi. Perché questo è di fatto un soffio di drago. Che scoperta, sono due draghi. Poi abbiamo Iceberg, abbiamo Sturdy Stance 3. Se il nemico attacca, questa unità si prende attacco difesa più 6 durante il combattimento e infligge special cooldown charge meno 1 al nemico per attacco. Wow, molto forte, considerando che qui stiamo parlando di un'armatura, sicuramente avremo delle difese che ci permetteranno di fare dei bite molto efficaci e allo stesso tempo di debuffare, di indebolire il nostro nemico. Il tutto abbinato a Vengeful Fighter, perché ci piace baitare ma ci piace anche colpire doppio. E poi abbiamo Go the Dragons, che può funzionare in un archetipo draghi, fermo restando che non so se è ancora un archetipo giocato. Di base, sicuramente l'unità più forte di questo banner, sicuramente il tesoretto del banner. Molto forte, devo dire. Tesoretto doppio, poiché non ha, contrasti di interessi con altre unità, in quanto è l'unica unità rossa del banner. Il contrasto è solamente tra Est e Narsian, che sono entrambi blu. Sono carinissime. Ah, i Dune coi fiorellini! Carine! Sembrano mamma e figlia. Top. Diamo un'occhiata all'attacco duo. Qua però le prendete. Ah, qui c'è la duo skill. Oh, che carine. Vabbè, copertina video, assoluta. Buff a tutti. Molto carina. Oh mio Dio, quello è un Bartre coniglietto. Miglior banner coniglietti di sempre. Basta, basta. No, Bartre, cioè, avete messo anche Bartre. Miglior banner coniglietti di sempre. Io ragazzi ve lo dico subito, benedico le mani alte. Tutti coloro che pulleranno da questo banner vi benedico. Because this is a hell of a good banner! Questo è veramente un bel banner. Tutto dedicato a Binding. Giocone. Se non l'avete ancora giocato, prendete Binding, ragazzi, perché è veramente un gran bel Fire Emblem. Adoro la scelta delle unità. Forse Est non l'avrei messa, ma c'è da dire che abbiamo avuto Katria, abbiamo avuto Palla. Per cui era evidente che avrebbero fatto uscire anche Est. Abbiamo finito le Peg Sisters di Blazing. E con lei abbiamo finito, diciamo, il trio delle original Peg Sisters. E niente, io voglio assolutamente sapere chi cercherete da questo banner, se evocherete da questo banner, se ci sono delle unità che vi hanno colpiti particolarmente. Io, penso che lo abbiate intuito, sono rimasta molto colpita da Narsian, veramente una scelta audace, che trovo tra l'altro ben contestualizzata appunto a questo banner. Molto carina anche la coppia di Dune e Fae. E in generale, gran belli artwork, bello come banner, molto interessante, almeno dal mio punto di vista. E niente, adesso voglio assolutamente sapere la vostra, ragazzi, fatemi sapere se evocherete, come già detto, e fatemi anche sapere come sta andando Heroes, perché lo sto seguendo molto meno e sono curiosa di sapere se magari ci sono state delle novità piacevoli o spiacevoli, insomma, come sta andando questo gioco. Detto questo, io vi auguro buona fortuna per qualsiasi banner nel quale vorrete investire. Noi ci vediamo con i prossimi video dedicati a Fire Emblem. Da Giulio è tutto, buona Pasqua in arrivo e speriamo di non passarla chiusi in casa come stiamo facendo ora. E ciao!